uno storico capitano in mezzo a delle maglie storiche, segno che la storia appunto di questa squadra è importante. Molto importante, e ben vengano queste iniziative perché fanno capire quanta passione e che storia c'è nella Sverona, e queste maglie sono le prime maglie che hanno indossato i giocatori del Verona, quindi sono maglie storiche, maglie che emozionano. Però io penso che tutte le maglie che sono state fatte, sono state indossate dai calciatori, siano belle, quindi ripeto, benvengano queste iniziative che portano la gente ad appassionarsi a questi colori e a questa maglia. Ecco, tu che l'hai indossata questa maglia, cosa si prova? Ma io dico sempre, l'ho detto anche in altri ambienti, ma per me aver indossato la maglia del Verona è stato qualcosa di speciale, perché questa maglia, questi colori sono unici, una passione che non c'è da nessun'altra parte, e sicuramente giocare con la maglia del Verona non è come giocare in altre città. C'è qualcuna qui che hai visto prima che ti piace particolarmente dal 1909 al 1965? Ogni anno la maglia che indossi è sempre bella, poi dopo si può discutere sul colore, sulla forma, così, ma io penso che per chiunque che indossa la maglia del Verona ogni anno è sempre una grande maglia, una maglia da onorare, quindi io penso che ogni anno la maglia è sempre bella. Hanno onorato anche i calciatori quest'anno raggiungendo l'obiettivo di inizio stagione? Sì, diciamo che anche quest'anno siamo arrivati all'obiettivo, i ragazzi si sono impegnati molto, abbiamo raggiunto l'obiettivo qualche partita prima, quindi penso che vada fatto un plauso a questi giocatori che hanno raggiunto un obiettivo per noi importante come società, e quindi ringraziamo questi giocatori e vediamo le ultime tre partite di farle nel migliore dei modi.